Ciao ragazzi, da vostro Palospa 07. È finito finalmente il calciomercato invernale di quest'anno della stagione 21-22 e come estrapolo da una celebre frase di Riccardo Garrone, eppure sta sessione del mercato ce la siamo cavata dalle palle. Finalmente finisce il calciomercato con la Spal che mette a segno qualche colpo. Non c'è stato il botto finale di fine mercato, ma qualche bottarello, qualche mini cicciolo ben assestato l'abbiamo piazzato. Proprio negli ultimi minuti di mercato sono stati perfezionati due cessioni, una importante e una auspicata, e due acquisti veramente importanti e funzionali alla causa. Partiamo dalle cessioni, da cui una dipendeva poi buona parte del mercato. Allora, Andrea Seculin è stato ceduto alla Pistoiese. Come dicevo nella diretta di ieri, che vi invito ad andare a rivedere, avevo già auspicato che uno dei portieri avrebbe potuto partire. Infatti, quattro portieri, di fatto tutti potenzialmente titolari, erano troppi. È partito Seculin, quello che era più quotato a partire, perché una volta recuperato Thiam e Pomini, che è stato il meno peggio dei tre nel girone d'andata, non poteva che partire Seculin, per lui fatali diversi errori, fra i quali quello più clamoroso di tutti, quello a Frosinone, complice ovviamente l'arrivo di Enrico Alfonso. L'altra partenza, che era già qualche giorno che era nell'aria, è stata quella di Demba Sek per il Torino, direzione Torino Sponda Granata. Si parla di cifre importanti, di 3,5 milioni più 1,5 di bonus, che porterebbe il totale a 5 milioni, 5 milioni per Sek, capolavoro di operazione veramente, 5 milioni per Sek, che avrebbe potuto portare alla corte ferrarese Andrea Lamantia. Non se n'è fatto niente, si è tentato anche di poter rigirare come contropartita di Francesco, ma non è stata trovata l'intesa, quindi Lamantia di fatto è saltato nel primo pomeriggio e non è arrivato a Ferrara. Tuttavia la Spal si è tutelata con l'arrivo di due fedelissimi di Venturato. Si parla di Pinato e Vido, centrocampista e punta, soprattutto Vido, che è stato comunque anche un gran fautore di assist a Cittadella, assist di cui di fatto beneficerà molto Colombo, e Pinato, che si va ad aggiungere ai centrocampisti insieme all'arrivo di Zanellato. Non è arrivato Proia, che si è accasato nel frattempo a Brescia, e quello sarebbe stato un bel colpo, che però è sfumato proprio anche questo nell'ultima giornata di mercato. Si è cercato l'intesa fino all'ultimo, purtroppo per noi non è stata trovata, quindi di fatto ci siamo dovuti, tra virgolette, accontentare di Zanellato e Pinato, che sono comunque due ottimi innesti, se si considera anche l'arrivo di Meccariello, di Alfonso e di tutti gli altri che sono arrivati in questa sessione di calciomercato. 8 acquisti, 5 cessioni in totale. Io darei come voto al calciomercato della Spal 7, avrei dato un 8,5-9 se fosse arrivata la punta da 20 gol, quindi ad esempio la Mantia, ma calcoliamo che è molto 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 difficile che punte di quel calibro e con quelle cifre realizzative si muovano nel mese di gennaio. È vero che anche questa sessione la punta la prendiamo l'anno prossimo, però insomma io sono fiducioso che prima o poi sto attaccante arriverà. Quest'anno secondo me era difficile auspicare di poter fare di più, di fatto questo è stato un proseguimento del mercato di giugno, del giugno scorso, che è stato fatto in fretta e furia per via della cessione societaria. È stato fatto un rinforzo mirato e calibrato, la società si è mossa, io sono molto contento di quello che è stato fatto, anche addirittura l'innesto del terzino destro Almici, che darà il cambio a Dijkman, l'arrivo di Pavai, che comunque potrebbe essere una sorpresa. Insomma, ci sono tanti spunti e tante possibilità per far bene. La squadra sulla carta c'è e, a mio avviso, dato il valore tecnico, a meno di clamorosi suicidi sul campo che se ne sono visti, ma io confido che la Spal raggiungerà l'obiettivo di quest'anno, ovvero una salvezza tranquilla. E anche per se siete arrivati alla fine del video, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Io vi ringrazio di tutti i commenti che mi lasciate, ragazzi, noi come al solito ci vediamo al prossimo video e sempre forza Spal!